Oggi provo il fornello della Trangia, è un po' di tempo in effetti che dovevo provarlo, mi cucino qualcosina, approfitto, sono a casa, in giardino, vediamo un po' come va. Questo è il supporto che avevo costruito e questa la gavetta che userò per cucinare. Metto un po' le cose a posto e poi ci sentiamo. La fiamma dell'alcol è accesa, non si vede tanto la luce del giorno come al solito. Adesso devo aspettare che si scalda ed escano le fiamme dai bruciatori laterali. Comunque, per non perdere il calore, io comincio a mettere la mia gavetta sopra e vediamo un po'. Preparerò i miei soliti noodle. Il caldo c'è. Vediamo un po' quanto ci mette a far bollire l'acqua. Si è resa necessaria una modifica perché il fornello sotto non riusciva a rimanere acceso, quindi praticamente ho appeso la padellina con un semplice treppiedi. Va tenuto un po' sollevato, cosa che ho fatto io evidentemente non permette bene la circolazione dell'aria e quindi se la padellina qua gli appoggia sopra, insomma, la combustione non avviene come si deve. Dovrò allargare un po' i buchi per permettere di far passare l'aria. Vediamo poi un po' dopo come sistemarlo. Adesso intanto l'acqua sta scaldandosi. Qui ho fatto partire il cronometro e vediamo un po' quanto ci mette.
è pieno di zanzare, infatti ho acceso qui di fianco un piccolo fuoco per fare un po' di fumo, speriamo che se ne vanno. Va bene, adesso vediamo. Ok, sono passati, vediamo un po', circa 7 minuti e l'acqua comincia a bollire. Adesso ci metto quello che devo cucinare, i miei soliti noodle e vediamo un po'. I noodle stanno bollendo, in bustina dice 3 minuti, quindi adesso li lascio andare un po'. Il fornello sembra che vada bene, non dà particolari problemi, appunto c'era l'unica cosa che abbia bisogno di aria, quindi tenendo un pochino più sollevato il recipiente per la cottura, direi che adesso va tutto bene, il caldo è buono, vabbè, qui adesso la temperatura è calda, quindi come posso dire, non è certo una prova invernale, ecco. C'è un minimo di aria ogni tanto, sembra che il paravento funziona, però è proprio una lingua di un refolo d'aria ogni tanto, quindi è una prova così tanto per il momento tutto ok, a dopo. Ok, da quando ho acceso sono passati un 12-13 minuti circa, adesso devo spegnere quindi, in quanto vabbè, la pappa è pronta. Quindi per spegnere il fornello usare assolutamente questo, cioè il tappino quello con il suo coperchietto, perché l'altro tappino, cioè questo, contiene all'interno una guarnizione che con il caldo si fonderebbe, si rovinerebbe e non farebbe più tenuta, quindi si usa questo qua. Spento e adesso lascio riposare i miei noodle e poi mangio. Ho mangiato, adesso per finire la recensione, tra l'altro ci aggiungo anche, visto che ci sono, la recensione di questi. Sono no, nuovi, li ho trovati, vabbè, adesso è lunga, non sono male, forse un pelino più conditi di quelli che prendevo prima, buoni, la razione è un po' più, come dire, contenuta, ce ne sono di meno, possono andare. Tornando al fornellino, allora, praticamente, questo aggeggio che ho fatto dovrò modificarlo, quindi probabilmente dovrò fare questi buchi più grossi per far entrare più aria e qui all'interno, adesso è ancora un po' caldo, chiamalo qua, praticamente questi altri buchi qua sulla circonferenza, anche questi andranno fatti più grossi perché evidentemente il fuoco ha necessità di più, posso dire, di più aria, di più per poter bruciare come si deve. Farò un'altra prova. Ecco, questo, come avevo detto, si può dividere in due. Praticamente questo è il supporto e si potrebbe utilizzare anche solo così. A quel punto non è più necessario la circolazione d'aria perché qua il fuoco ha di che potersi alimentare. Se si utilizza anche questo pezzo come paravento, a quel punto lì effettivamente ci vuole più circolo d'aria all'interno.
posso dire, si può anche tranquillamente utilizzare soltanto questa parte come supporto e utilizzare come paravento della carta stagnola, qualcosa del genere, che forse pesa anche un po' di meno. Adesso passiamo invece al bruciatorino, quindi questo qua è il suo spegnifiamma. Come consumo, non è che abbia consumato tantissimo, è stato acceso 12-13 minuti, una cosa del genere. C'è ancora dell'alcol dentro, quindi ecco, a questo punto adesso sì, è abbastanza fresco, quindi si può anche utilizzare l'altro tappino, quello che ha la guarnizione, quindi chiudendolo con questo si può lasciare all'interno il residuo d'alcol fino alla volta successiva, non per delle settimane ovviamente, perché vabbè, la tenuta sarà quello che è, però cioè, dalla sera dalla mattina, come posso dire, dalla mattina alla mezzogiorno, da mezzogiorno alla sera fa tenuta, e quindi si può lasciare chiuso e lasciare dentro quelle due gocce d'alcol che sono avanzate. Non ho provato sinceramente, magari con un imbutino, a ritravasare l'alcol che c'è dentro nella boccetta, ecco, probabilmente si può fare anche così. Comunque la comodità, diciamo, di questo è questa cosa, che si può chiudere e lasciare al suo interno il residuo d'alcol senza doverlo buttare via o consumarlo fino alla fine. Di contro come posso dire, non è leggero, non è leggerissimo. Sicuramente uno fatto con una lattina di birra è molto più leggero, ecco. Però vabbè, c'ha i suoi pregi, ecco. Direi che può andare bene. È tutto qua. Grazie, arrivederci al prossimo. Thank you.